Buongiorno a tutti, Iron Lit chiama Pianeta Terra, qui il dottor Kaiman, scusate, sono messa a ridere io. Buongiorno a tutti, Iron Lit chiama Pianeta Terra, qui il dottor Gabriele Stefanelli, al mio fianco, dopo aver fatto il record mondiale di salto del fosso, il dottor Tommaso Pratesi. Ciao ragazzi. Sempre al mio fianco, la nostra Iron Vanessa, per gli amici Vanna Jones. Ciao a tutti. Oggi andremo a vedere un video sul goblet squat, nello specifico con un'enfasi per il gluteo. Questo è un esercizio che io ritengo molto importante perché rappresenta una propedeutica per lo squat con il bilanciere. Guardatelo con attenzione e focalizzatevi bene sui punti su cui metteremo l'accento. Giusto per anticiparvi qualcosa, quali sono i punti fondamentali per il goblet squat? Prima di tutto, le mani che tengono il peso spingono verso l'alto anche per dare maggiore stabilità. Il core è compatto per lasciare invariati gli angoli della colonna. Mentre scendete cercherete di allontanare il più possibile l'anca dal ginocchio in modo da aumentare il braccio di leva e il carico di lavoro e il peso sarà distribuito su tutto il piede. Veniamo adesso con l'ausilio della nostra Iron Vanessa. Come si esegue correttamente un goblet squat principalmente mirato per il gluteo. Allora, anche in questo movimento una cosa in cui ci si deve soffermare con forza all'inizio è il ruolo del piede rispetto al pavimento. Per cui la persona si deve ricordare di avere un appoggio molto marcato sotto l'alluce, sotto il mignolo e sotto il tallone, a formare una sorta di tripode d'appoggio. Dopo si dice alla persona di ruotare la tibia verso l'esterno e questi semplici passaggi andranno a massimizzare quello che è l'arco plantare. Ricordatelo sempre, l'ho detto in altri video, ma lo ribadisco, se l'arco plantare crolla e la caviglia va in valico, ovvero va verso l'interno, questo è un esercizio che verrà quasi completamente vanificato nei suoi effetti. Per cui, da questa parte riguardante il piede del pavimento, non si prescinde, anche perché il goblet squat, personalmente lo utilizzo molto, con le donne, prima di passare al bilanciere. Questo perché il bilanciere dà tutta una serie di inibizioni, di problematiche e all'inizio, a mio avviso, impedisce a molti soggetti di imparare a spingere correttamente con i piedi contro il pavimento e a caricare bene le anche. Cose queste che sono fondamentali per l'esecuzione di uno squat corretto. Per cui partire da questo, che oggi vedremo una versione con un po' più di enfasi per i glutei, per poi arrivare allo squat con bilanciere, secondo me è un passaggio molto sensato. Lei, come vedete, ha un manubrio al petto, sarà questo il nostro sovraccarico. Ora, la posizione non è casuale. Lei da qui spinge leggermente verso l'alto, senza muovere il manubrio. Questo le crea un tilt posteriore di scapola che tende a stabilizzare la colonna. Stabilizzata la parte superiore e stabilizzato il piede rispetto al pavimento, si può cominciare con la parte attiva del movimento. Personalmente dico sempre alle persone, per favorire una corretta esecuzione, di pensare un attimo al loro ombelico e di immaginare che l'ombelico abbia una sorta di proiezione perpendicolare in avanti rispetto al corpo e che questa proiezione debba essere sempre mantenuta. Questo eviterà movimenti errati della colonna. Per cui dopo aver fatto ragionare la persona su questo punto, il movimento comincia e comincia con l'anca che va indietro, dato che parliamo di attivare i glutei, per cui lei comincia ad andare indietro con l'anca. Mano a mano che scende immagina di allontanare il più possibile l'anca dal ginocchio. Arriva al punto in cui l'anca è alla massima distanza dal ginocchio, non scende maggiormente e risale immaginando di allontanare il pavimento con i piedi. Questo è un input importante tra l'eccentrico e la concentrica perché imparare a spingere con il piede è di fondamentale importanza per l'attivazione del gluteo. Per cui, di nuovo, si va indietro con l'anca, si immagina di allontanarla il più possibile dal ginocchio, l'ombelico deve puntare sempre in avanti e da qui si risale allontanando il pavimento. Ancora Vanessa? Dovete stare molto attenti a non scendere troppo. Ancora Vanessa, sali? Facciamo vedere una ripetizione dove scendi troppo e perdi tensione in basso. Scendi, scendi, scendi. Come vedete, se lei scende in basso, l'anca si avvicina al ginocchio e aumenta l'angolo a livello dell'articolazione. Questo favorisce maggiormente il lavoro del quadricipite piuttosto che il lavoro del gluteo. È un falso mito che più si scende più lavora il gluteo. Quello che dobbiamo sempre tenere presente è mantenere quelle che sono le corrette curve fisiologiche e cercare di massimizzare il movimento a livello dell'anca se vogliamo targetizzare il gluteo. Fai due ripetizioni corrette, Vanessa, per cui ombelico punta sempre in avanti, andiamo indietro.
trovi la posizione che voi la sentite, che poi è quella di massima pressione dell'anca, e si allontana il pavimento. Un'altra ripetizione, nuovamente si sente e si arriva. Quindi lei arriva al parallelo o poco sotto, ma questo per la sua mobilità articolare è il punto dove riesce a targetizzare al meglio il gluteo. In questo esercizio può essere interessante anche giocare magari su persone che hanno una scarsa mobilità in flessione d'anca sul variare la stance. Ad esempio possiamo provare, nel caso di Vanessa, ad allargare un po' i piedi proprio come distanza e vedere se riesce a guadagnare qualche grado in flessione. Prova un po' Vanessa a fare lo stesso movimento. Ok, qualcosa abbiamo guadagnato e andiamo su a allontanare il pavimento. In questo caso la maggiore distanza tra i piedi favorirà un'attivazione del gluteo probabilmente anche maggiore. Di nuovo. Ok, e si allontana il pavimento con forza. Posa pure il manubrio, Vanessa, altrimenti ti prende un crampo al bicipite. E ora lascio la parola a Tommaso, che anche tramite quella che è la sua esperienza personale nel powerlifting, dirà come rendere un po' più produttivo questo esercizio via via che si diventa più forte e più bravi nell'eseguirlo. Sì, perché il grosso limite di questo esercizio è che non possiamo sovraccaricarci più di tanto, perché anche essere forti, un manubrio di 40 kg, insomma, diventa importante da tenere, soprattutto per una ragazza. Infatti poi il lavoro successivo sarà quello di farlo con un bilanciere. Ma se vogliamo comunque rimanere nell'ambito del goblet squat per fare un lavoro un pochino più proficuo, possiamo utilizzare ad esempio sotto tensioni più lunghi, quindi discese lente, salite lente, ma anche fermi in basso. Questo fa sì che abituiamo il nostro sistema nervoso a lavorare in angoli dove non è abituato a lavorare, e questo permetterà sia in ambito di forza che di ipertrofia, ne trarremo appunto dei giovamenti da tutto ciò. Quindi, spero che anche questo video sul goblet squat vi sia piaciuto, lasciate un commento, mettete un like e iscrivetevi al canale, che presto poi usciranno nuovi video. Ciao a tutti! Ciao ragazzi!